Ci siamo? Allora, buonasera a tutti, benvenuti in Camera di Commercio. Facciamoci un applauso così superiamo un attimino Allora, grazie di essere intervenuti, sia da coloro che vivono in questo territorio, chi è venuto da fuori provincia, chi è venuto da fuori regione, con tanti sacrifici, ma è bello avervi qui, è bello essere in tanti, abbiamo riempito la sala e quindi questo ci riempie di orgoglio e di emozione. Abbiamo un tavolo veramente eccellente, pieno di persone di spessore, persone di valore. Io, la maggior parte di voi mi conosce, sono Maria Rita D'Amico e sono la vice referente regionale di Solidarietà Motorie. Il tutto nasce, come dicevamo questa mattina, durante la conferenza stampa, bellissima conferenza stampa, piena di valore, piena di gente e con tanta partecipazione. Il comparto Solidarietà Motorie, così come l'associazione, c'è perché c'è il progetto COEM. Se non ci fosse stata la COEM, sicuramente noi non saremmo esistiti. Quindi grazie a Maurizio, al nostro fondatore del nostro progetto. Io di solito, lo sapete, parlo tanto e non voglio dilungarmi, anche perché gli interventi sono tanti, e vorrei già da subito far fare gli onori di casa al presidente di Confimpresa, abbiamo, perché il presidente della Camera di Commercio, impegnato per improvvisi impegni istituzionali, ma degnamente rappresentato perché da Guido D'Amico, che è il presidente di Confimprese, che lo ringraziamo già perché questa mattina ci ha ospitato nella sede delle imprese al centro storico di Frosinone. Quindi vorrei un intervento da parte di Guido D'Amico. Grazie a tutti voi per essere qua questa sera, grazie a Maria Rita per quanto ha fatto per questo territorio e per quanto sta facendo. Maria Rita è una persona vulcanica, validissima, ma soprattutto è una persona che ci crede e dunque va apprezzata e premiata perché fa le cose con grande impegno e con grande onestà d'animo e di intelletto. Grazie, un applauso va soprattutto a Maria Rita. Io vi porgo il saluto a nome del Presidente, dell'intera Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio e devo dirvi senza piaggeria che siamo onorati di avervi questa sera qua, perché crediamo veramente e in maniera concreta, e questa piccola sala ne è una testimonianza tangibile, a tutto quello che è la solidarietà. Crediamo a tutto quello che vuol dire stare insieme, crediamo a tutto quello che vuol dire aiutarci, crediamo a tutto quello che vuol dire sussidiarietà. Noi crediamo nella sussidiarietà dell'impresa, noi crediamo nell'impresa etica, noi crediamo nell'impresa che trasferisce solidarietà, anche perché ricordatevi, liberismo e solidarismo vanno di pari passo. Se non si crea ricchezza non si può dare solidarietà. Sono due facce della stessa medaglia. Noi rappresentiamo, e questa è la casa delle imprese, ma le imprese oggi devono essere aperte al mondo, alla globalità e a chi è meno fortunato di noi, e devono dare in questo senso un segno tangibile. Non bastano le belle parole, tutti noi dobbiamo fare e dobbiamo dare un piccolo segno che, se siamo in tanti, sarà un grandissimo segno. Questo è il piccolo segno che abbiamo voluto dare noi della Camera di Commercio. Saremo insieme a voi in tutte le iniziative che farete, vi sosterremo in tutto quello che sarà per noi possibile e dunque auguri di buon lavoro e complimenti veramente. Grazie Presidente, grazie per le belle parole, quindi siamo valore. Ma in questo percorso di questo pomeriggio sono accompagnata da un collega di viaggio che è il nostro segretario provinciale di Latina, Roberto Segat,
a cui lascio la parola per due saluti. È emozionato, quindi sosteniamolo con un applauso. Salve a tutti, appunto sono Roberto Segat e mi unisco ai ringraziamenti di Maria Rita, un benvenuto a tutti, ci scusiamo per quanti non hanno trovato posto a sedere, ma abbiamo ricevuto le prenotazioni da parte di tutti e quindi purtroppo è andata così. Comunque sarà un evento interessante, non vanno via a rete neanche in piedi. In ogni caso, per me accasarmi a Solidarietà Motorie è stato facile, visto che comunque da tanti anni collaboro con un orfanotrofio, sono comunque sempre nel sociale, sempre pronto e solidale con tutti, quindi era il mio vestito che più mi si addiceva. In questa fase praticamente siamo entrati in punta di piedi, ma poi la scalata è stata fino ad arrivare al team provinciale. Sicuramente abbiamo e faremo altri progetti, molti progetti a cui vi faremo partecipi, renderemo partecipi. E anch'io non voglio dilungarmi perché gli interventi sono davvero tanti e tutti interessanti, quindi lascio la parola al prossimo intervento. Allora, un saluto da parte dell'amico Eliseo Ferrante, rappresentante del CIP, Comitato Italiano Paralimpico. Bene, Eliseo. Piccolo saluto, ecco qua Eliseo. Sì, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito a questa importante riunione, a questo importante incontro. Da qualche mese sono stato nominato delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico. Sapete che il CIP si è costituito in mente per la organizzazione e la pratica sportiva delle persone disabili. Io in questo ambito, a livello provinciale, mi sto adoperando affinché le persone con disabilità possano fare attività sportiva. Mi sto rivolgendo a tutte le organizzazioni, agli impianti sportivi, alle organizzazioni organizzazione sportiva, affinché si possa creare un bel movimento sportivo di persone disabili nella nostra provincia. Mi sono dato come impegno Tokyo 2020 e spero di riuscire a portare qualche nostro atleta alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e vi ringrazio di tutto quello che potete fare. Se magari se avete delle conoscenze, se avete dei ragazzi giovani, ma anche meno giovani, che hanno veramente voglia e vogliono provare a fare attività sportiva, mi cercate perché stiamo veramente organizzando qualcosa di importante. Ho preso già contatti con molti impianti, adesso non faccio i nomi perché magari potrei dimenticarne qualcuno, però c'è molta solidarietà in questo senso e speriamo di creare delle buone opportunità. Grazie. Grazie all'amico Eliseo. Dovevamo avere qui con noi il presidente dell'Unione Ciechi, Claudio Cola, che salutiamo, ma è stato chiamato dall'assessore regionale per un importante progetto accaduto questa mattina, quindi mi ha chiamato poco fa, ma non da meno abbiamo l'amico Roberto Romeo, che non è una persona speciale, ma di più, presidente nazionale dell'ANGLAT. Dico bene, Roberto? Dico bene, e quindi Roberto, vorremmo un tuo intervento. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Roberto Romeo, ringrazio Maria Rita, ringrazio tutti voi per avermi dato l'opportunità di essere presente a questa bellissima iniziativa, soprattutto rappresentata dalla presenza vostra, e in questo caso mi anche onoro di poter mandare qualche messaggio anche a nome dell'amico Claudio Cola, che non è potuto essere qui presente, toccando un tema molto importante, che è quello del dopo di noi. In particolare quello che voglio portare è i saluti di Claudio Cola, di tutto il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi del Lazio e della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità, sempre del Lazio.
il tema del dopo di noi. Il tema del dopo di noi è un tema che ovviamente tocca disabilità gravi e gravissime. Nel 2016 la legge 112, quindi lo Stato e il Governo è intervenuto attraverso appunto un'attenzione particolare sul tema e su specifiche appunto disabilità. La Regione Lazio successivamente nel novembre del 2017 ha dato attraverso la propria manifestazione di interesse seguito, comunque ha avviato sul territorio regionale quello che è il monitoraggio sulle strutture, perché quando parliamo di dopo di noi ovviamente parliamo di strutture messe a disposizione per micronuclei di persone con disabilità che comunque possono essere realizzati attraverso anche la partecipazione e la messa a disposizione di questi patrimoni immobiliari di privati. Quindi il privato, il singolo cittadino, il familiare poi in particolare di queste persone con gravi disabilità può essere messo al centro e coinvolto in questo percorso. L'unica cosa è che a monte sia la legge nazionale che poi quelli che sono gli interventi stanziati in primis nella Regione Lazio, ma che nel tempo ovviamente verranno e si diffonderanno nelle varie regioni, sono comunque interventi che arrivano molto probabilmente a non dare risposte certe e dirette. Perché? Perché voi sapete bene che quando si parla di normative, se queste normative poi non vengono sostenute in particolare da fondi adeguati, lì ritorniamo sempre a un problema mezzo risolto, o forse un problema risolto in parte, dipende da come vediamo il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. Quindi sicuramente la Regione Lazio ha dato un buon segno, sicuramente l'importante, vista le autonomie delle regioni in materia, è che si possa investire di più e soprattutto investire in particolare e dare spazio a quelle realtà del terzo settore, del no profit e dei privati, quindi anche delle famiglie, dei familiari, dei singoli cittadini che magari hanno patrimoni che sono inutilizzati, per i quali magari pagano anche tasse essendo ulteriori immobili di loro proprietà, quindi c'è la possibilità, c'è l'opportunità. Questo è un tema che appunto sia l'Unione Italiana Ciechi che la Federazione delle Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità stanno cercando di attenzionare al massimo, e attraverso appunto l'interlocuzione che le due rispettive realtà hanno con le istituzioni sia regionali che locali, cercare appunto di ottimizzare e di far veicolare risorse e progettualità mirate a dare risposte. Questo è fondamentale. Qui mi aggancio, così non rubo poi troppo poco tempo a chi segue il mio intervento, al fatto della partecipazione. La partecipazione è fondamentale. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 18 del 2009, all'articolo 3 parla proprio della partecipazione attiva da parte delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. E questo è un esempio, e questo è un esempio anche che dobbiamo cercare noi di diffondere come messaggio, ma come anche punto di riferimento, perché comunque parliamo di una convenzione che è legge a tutti gli effetti nel nostro paese e che obbliga il governo e le varie sue diramazioni, quindi gli enti locali, le regioni e i comuni, a rispettarla. Il tema delle persone con disabilità, per quanto riguarda specificatamente la mia associazione si chiama ANGLAT, il cui acronimo è Associazione Nazionale Guida Legislazione Handicappati Trasporti, nasce nel 1980 proprio con la finalità di intervenire a livello normativo per agevolare la mobilità e in particolare la guida e il trasporto delle persone con disabilità. Tutte le norme, l'esempio è la più eclatante, è l'IVA agevolata al 4% per l'acquisto delle vetture, è una legge ANGLAT ed è del 1986. È stata estesa poi non solo alle disabilità motorie ma a tutte le disabilità, fino ad arrivare alle ultime normative legate sempre al discorso ad esempio del rinnovo delle patenti di guida per le persone con disabilità che hanno patologie stabilizzate. E vi faccio un esempio, una patologia, una disabilità come la mia, che è stabilizzata, io sono nato così,
ho una focomelia, la mia disabilità non può aggravarsi nel tempo perché non è derivata da una malattia, eppure io ogni volta che devo rinnovare la patente di guida devo ritornare in commissione. Io guido da sempre con quel tipo di adattamenti che la commissione ha stabilito per me, però ogni 5 anni, ogni 4 anni, a seconda di come decide la commissione, io devo ritornare lì, come se fossi magari miracolato, fondamentalmente, no? E quindi siamo riusciti a sfatare questo tabù. E dal 2014 finalmente chi ha patologie stabilizzate, ritornando l'ultima volta, quindi nell'ultima fase di rinnovo in commissione, perché è l'unico ente deputato ad accertare e a distaccare l'obbligo di tornare in commissione, è proprio la CML patenti, è la stessa. Quindi una volta che si va lì, quindi un messaggio anche per chi, no, vive questo tipo di problematiche, e può richiedere tranquillamente di essere esonerato. Non solo questo, ma se è al di sotto di 50 anni rinnova 10 anni come tutti gli altri. Quindi in questo caso la differenza non c'è più. E guardate, sembra poco, ma rispetto a tutto quello che si vive pre, durante e dopo, abbiamo fatto superare dei drammi molto molto importanti, perché poi alla fine lì, in quei contesti, purtroppo non abbiamo degli ambienti assolutamente favorevoli e utili. Quindi da questo punto di vista, ecco, questi sono un pochino in sintesi, ma ce ne sono tante altre: la legge sul contrassegno europeo di parcheggio per disabili, abbiamo partecipato, tra l'altro noi come ANGLAT siamo vicepresidenti nazionali della FAND, che è la federazione delle associazioni storiche delle persone con disabilità, e abbiamo proprio rettamente la delega per quanto riguarda il tema della mobilità e della guida e del trasporto. Tutta la parte della formazione, perché altro punto importante sul quale dobbiamo cercare di continuare insieme, anche in sinergia con voi, quindi questo è un momento per me importante anche per lanciarvi la nostra piena disponibilità a collaborare, visto che siete presenti su tutto il territorio nazionale, anche noi abbiamo 45 sedi in tutta Italia, e a collaborare, perché comunque le sinergie e la presenza sul territorio, ma fatta in maniera sinergica e unita, sicuramente dà maggiore effetto, e non solo. Cominciamo a far vedere che nel nostro mondo, quindi nel mondo rappresentativo delle persone con disabilità, si è uniti e non si viaggia ognuno per sé, seppur gli obiettivi possono essere diversi, seppur le entità che rappresentiamo sono diverse, ma dobbiamo convergere su obiettivi comuni. Solo in questo modo anche le istituzioni e gli enti locali possono avere un'interlocuzione più specifica, più mirata, ma soprattutto più professionalizzante, finalizzata appunto al raggiungimento di determinati obiettivi. Perché chiunque in buona fede può creare una piccola associazione e può dire: ok, ho questi problemi, benissimo, poi va a interloquire con le istituzioni, ma non è portavoce di tutta una serie di problematiche che possono coinvolgere tante tipologie di disabilità, perché poi noi quando andiamo a rappresentare il mondo della disabilità dobbiamo cercare sempre di essere al di sopra delle parti e soprattutto di non rappresentare noi stessi, ma attraverso noi stessi rappresentare tutte le persone con disabilità. Ove non arriviamo, ecco qui la sinergia fondamentale, fondamentale, perché se no diamo comunque e apriamo nuove strade per chi invece è abituato a ragionare sul divide et impera. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo fare la cosiddetta lobby, ma vista in positivo, quello che realmente è di fondo il concetto di lobby, di unione, perché comunque siamo portatori di interesse di cittadini che allo stesso modo come tutti gli altri cittadini hanno pari diritti. Oggi è il momento giusto, abbiamo comunque a livello nazionale un sottosegretario con delega alle politiche per la disabilità, che è una persona con disabilità, è un non vedente, ha ricoperto la carica presso il Forum Italiano sulle Disabilità come presidente nazionale. Noi siamo anche consiglieri nazionali del Forum Italiano sulle Disabilità. Quindi abbiamo una persona che altamente ci rappresenta e sa cosa fare e sa soprattutto la materia. E con lui dobbiamo essere sicuramente uniti e vicini, perché il messaggio che ha dato il governo ora è un messaggio che può essere veramente utile per tutti, quindi partendo dal territorio, fondamentale, ok? Perché poi dobbiamo traslare i bisogni del territorio in proposte migliorative a livello normativo,
possiamo farlo e dobbiamo farlo insieme. Io non rubo più tempo, vi ringrazio. Hai visto l'ombra? Assolutamente. E quindi grazie a te e grazie a tutti. E buon lavoro. Tesoro, grazie. Ancora un ringraziamento a Roberto Romeo. Dunque, quella che è la mission di Solidarietà Motorie non è soltanto quella di prenderci cura delle persone da 0 a 100 anni, ma è anche quella di andare a pungolare quelle che sono le istituzioni. E non lo facciamo attraverso scoordinati movimenti, ma siamo coordinati dalla Disability Manager presieduta qui da Nicola Marzano, che presento il prossimo intervento. L'amico Nicola sa che ha... Ciao. L'amico... Nicola, l'amico Nicola sa che è un quarto d'ora, massimo 20, non di sì. più. Ok, grazie. No, veramente grazie, pensavo di parlare dopo, così ascoltavo un attimo, no, diciamo, tutte le problematiche. Se qual è che funziona. Ascoltavo un attimo le problematiche e quindi, diciamo, facevo un po' di sintesi su queste problematiche diciamo, del nostro mondo della disabilità. Però mi avete anticipato. Allora, vedo tanti amici intanto. Io ovviamente sono un rappresentante di Sidima in questo momento, la Società Italiana Disability Manager, che adesso vi spiegherò un po' che cos'è, però ho tanti compagni di strada, con l'AISM ci siamo incontrati 2 giorni fa ad Ancona presso il convegno della Sinfer, quindi abbiamo condiviso alcune cose. Io stesso faccio parte del terzo settore, quindi ho moltissimi anni di esperienza in Puglia, e mi sono occupato delle associazioni di volontariato, dell'osservatorio, quindi conosco bene il problema e quindi, diciamo, condivido con gli addetti ai lavori, chiamiamoli così, un po' le problematiche. Noi, io vi spiego per chi non conosce, diciamo, il settore, l'ho detto stamattina, che in sintesi che cos'è il Disability Manager. Il Disability Manager è una figura che è nata negli anni 80 in Canada, diciamo, in America, e quindi è stata mutuata in Italia nel 2009, nel 2008, quando la Convenzione ONU è stata fatta propria dall'Italia e quindi ha voluto dare un minimo, una risposta su una figura tecnica che potrebbe, diciamo, contribuire a risolvere i problemi di identità e di partecipazione. Come si diceva prima, il problema è che il terzo settore non viene chiamato ai tavoli della programmazione decisionale, ma è un organo consultivo. Quindi in Italia questo grande slancio in avanti che si fa le associazioni rappresentative di tutela, dopodiché io decido e tu ti adegui a quello che faccio io. Le leggi le dobbiamo scrivere noi, le leggi, le normative le devono programmare, le devono scrivere le associazioni di tutela, le associazioni rappresentative, e questo è molto forte per le amministrazioni e i governi. Non ci sta, non è mai successo, esiste un osservatorio nazionale che non ha la giusta rappresentanza, sicuramente va avanti con azioni di programma. Adesso il secondo programma, no, di azione sulla disabilità è stato prodotto dall'osservatorio, ma non viene recepito dagli organi di governo. Allora noi dobbiamo cambiare il paradigma, siccome tutte le normative sul nostro mondo indicano che la Convenzione ONU non ha più un problema di essere più o meno ascoltata o meno. Noi dobbiamo avere la voce ultima sulle decisioni e quindi questa cosa dobbiamo trovare degli strumenti. Il Disability Manager è uno degli strumenti che è stato proposto a livello nazionale. Dovrebbe, diciamo, entrare a seconda di quello che era il libro bianco, che è il libro bianco sull'accessibilità. Dovrebbe essere, diciamo, presente nelle amministrazioni comunali, come dicevo stamattina, assessore, ogni 30-50 mila abitanti.
dovrebbe avere la capacità di facilitare il compito di discussione tra la pubblica amministrazione, cioè quindi il potere decisionale, e il territorio, e quindi le associazioni di tutela e di rappresentanza, e dovrebbe stare seduto ai tavoli della programmazione. Comunque, non funziona. Funziona? Funziona. Quindi questo non accade. Allora, ci sono alcune città in Italia virtuose, penso a Bologna, Alessandria, Motta di Livenza, altre che non mi vengono in mente, sono pochissime, che hanno provato a scimmiottare il modello, nel senso che non è proprio un compito assegnato dalla pubblica amministrazione a un manager che è direttamente, come devo dire, a servizio del sindaco, no? Non è nello staff del sindaco, ma è un elemento di consultivo. Alcune città, tipo Alessandria invece, ha un suo professionista che si occupa di problemi legati alla parte urbanistica, perché poi ognuno di noi ha una sua specificità. Io mi occupo di sanità, quindi ovviamente darò un contributo in termini di programmazione sanitaria. Altri, all'interno dei disability manager, ci sono architetti, ingegneri, medici, cioè di tutte le professioni, diciamo, che possono dare un contributo. Ma questo, diciamo, non è direttamente coinvolto nelle attività decisionali. Il problema è questo, cioè il problema è chi decide sulla storia e sulla vita delle persone con disabilità o con disagio. Non può essere l'amministrazione da sola a occuparsi di queste problematiche, ma ci deve essere una programmazione. Quindi prima di fare una normativa, una delibera comunale o regionale, io devo condividere con loro e devo aspettare che loro dicano sì o no. Cioè, questo è il problema. Quindi non può essere che a livello governativo, adesso abbiamo il Ministero della Disabilità, va bene? Ok, però è una scatola che va riempita di contenuti e di competenze. Allora, che ruolo avranno le associazioni di tutela, l'OND, centrale? Lo speriamo, noi ce lo auguriamo. Poi dopo a livello territoriale però il Ministero deve dire che ogni comune, ogni provincia, ogni regione deve avere un organo decisionale e quindi diciamo di indirizzo che deve dare delle direttive, e non si può costruire una strada senza sentire questo organo. Allora noi che cosa facciamo? Qual è il nostro ruolo? Cioè qual è il ruolo di ognuno di noi? È quello di facilitare la discussione, di trovare degli elementi normativi e quindi facilitare la discussione, perché tra l'azienda sanitaria e il comune, tra il comune e la scuola, perché questo non avviene nei territori. Cioè le associazioni fanno il loro percorso, il comune fa il suo percorso, i piani di zona fanno il loro percorso, non c'è discussione, non c'è condivisione, neanche nei piani di zona, no? I piani di zona, chi sa di cosa sto parlando, non c'è, cioè si va lì, si litiga, si discute, ma non c'è qualcuno che li mette insieme, che li coordina e che abbia l'ultima parola. Quindi la figura del disability manager in fondo è un supporto alle associazioni, perché è stata regolamentata, perché è un manager che entra nei quadri della pubblica amministrazione e quindi può avere una voce in capitolo, a differenza delle associazioni che a volte, se non attraverso una consulta o un forum o un organismo, diciamo, che viene deliberato dal comune come riconosciuto dall'amministrazione, non ha potere decisionale. Questo è il vantaggio. In America, o diciamo nelle amministrazioni che hanno avuto questa, a Roma, ho sentito alcune cose su Bologna, su Roma, c'è questo paradigma, cioè io ti ascolto prima di prendere delle decisioni su qualsiasi livello, va bene? Quindi se devo decidere se una scuola o deve essere accessibile o
se devo costruire una qualsiasi infrastruttura comunale in città, devo ascoltarti, se no non si fa. Se non c'è la firma di questo, diciamo, di questo professionista che fa parte di un ufficio tecnico, allora questa cosa io mi auspico che cresca, nel senso che tutti noi dovremmo diventare disability manager, anzi noi abbiamo detto al ministero che il ministero della disabilità sia il disability manager degli altri ministeri. L'ex ministro Giovannini, ex Istat, qualche anno fa disse: ma non è vero che dobbiamo creare questa figura, cioè non è che dobbiamo cominciare dai comuni, cominciamo dai ministeri, perché nei ministeri, nel ministero del lavoro, nel ministero, non ci sono le competenze. Allora, o fate entrare le associazioni con potere, oppure create delle figure che possono, diciamo, contribuire alla realizzazione di quegli obiettivi che il mondo della disabilità, e quindi che la Convenzione ONU e tutte le altre, diciamo, norme del settore ci indica. Quindi questa cosa deve accadere. Allora io mi auguro che nei territori, a cominciare da questo, noi siamo stati a Castelpetroso, ma qualsiasi territorio in cui giriamo, in cui incontriamo le associazioni, si dia una mossa, cioè nel senso che adesso basta parole, abbiamo il ministero, vedremo cosa farà. Io non credo molto che se non sarà riempito anche di elementi finanziari possa, diciamo, rappresentare e possa darci la possibilità di agire sui territori, perché non è che abbattere le barriere culturali o le barriere architettoniche si possa fare senza danaro, no? Quindi il ministero deve essere un ministero forte. Però io penso che l'esempio che in questi incontri che noi facciamo e che, a cui sono felicissimo di partecipare, perché è già la seconda, terza volta che sento una sensibilità, l'ho detto stamattina, da parte di COIM e di tutti i suoi, delle associazioni a COIM collegate, una sensibilità forte. Nessuno mai ha, diciamo, provato a chiamare il terzo settore in maniera così forte e così sentita, nel senso che ci crediamo, va bene? Io ho partecipato ad altri incontri, ma sono tutti un po' incontri di facciata. Questo invece, questo e quelli precedenti, sono incontri dove sento che c'è la voglia di aiutare il nostro mondo, la solidarietà, a crescere e ad appropriarsi di un territorio. Questa cosa però deve essere dimostrata effettivamente. Allora io mi auguro che tutti i comuni e tutte le comunità coinvolte in questo progetto si prendano carico di istituire al loro interno la figura di un gruppo di lavoro sulla disabilità che abbia un potere programmatico, cioè non consultivo. Questa cosa dobbiamo smetterla di partecipare ai tavoli. Io in Puglia purtroppo partecipo anche a tanti tavoli dove parliamo, poi alla fine la regione decide come vuole lei. La legge sul dopo di noi in regione Puglia è ancora tutta da costruire. Eppure si fanno degli annunci di programma, tutto pronto, fate le domande. Ma di cosa? Ma di quale dopo di noi stiamo parlando? Con chi l'hai deciso quali sono le strutture? Con chi hai deciso chi deve gestire le strutture? Chi sono i soggetti? Sono moralmente corretti? Sono moralmente a posto? Chi sono? Le imprese, le aziende? Le aziende che sfruttano strumentalizzano la sanità? O sono aziende buone? Andiamole a vedere, ma chi lo deve decidere dove dobbiamo mettere i nostri figli? Lo dobbiamo decidere noi, e noi dobbiamo controllare. E noi dobbiamo avere un organo di controllo. La nostra regione Puglia, per esempio, ultimamente ha fatto la figura del garante. Va bene? Ognuno fa il garante della disabilità in ogni regione. Peccato che a livello nazionale non esiste un'autorità garante. Non esiste ancora. Allora, queste regioni che fanno e istituiscono le figure del garante per lavarsi la coscienza perché la legge lo impone, perché la Convenzione ONU lo impone, poi non sono controllate da nessuno, o meglio, sono controllate dalla classe politica. Chiaro? Quindi il nostro garante della Regione Puglia non ha ancora iniziato un percorso vero di
condivisione delle problematiche, soprattutto non è super partes. Io questo lo dico così, diciamo, le televisioni possono, diciamo, portare il messaggio. Non va bene, il garante deve essere scelto con serietà, deve appartenere e deve avere un'etica molto forte per difendere i diritti, e non deve appartenere alla politica, deve essere una persona che ha, diciamo, super partes, un rapporto con le associazioni, e deve essere scelto dalle associazioni. Quindi io mi auguro che tutto questo, diciamo, in un futuro possa essere foriero di organizzazione sui territori, in maniera seria però, etica. Grazie al dottor Marzano, nonché amico Nicola. Adesso passiamo la parola alla dolce Ileana Speziale, che ci ha accompagnato in questa stupenda giornata, ma sarà con noi, anzi noi saremo con lei a Veroli proprio il 28, quindi venerdì prossimo saremo nel monastero di Sant'Erasmo a Veroli insieme ad Ileana Speziale. Quindi la parola alla dolcissima Ileana. Grazie a tutti. Intanto grazie all'Associazione Solidarietà Motorie per la missione portata avanti quotidianamente. In particolar modo vorrei ringraziare le splendide amiche Luciana Gigante e Maria Rita D'Amico, perché hanno voluto che io oggi fossi qui e mi hanno dato la possibilità di parlare con voi. Naturalmente io non sono un economista, non sono un'esperta di finanza, ma spero di poter dare comunque oggi il mio contributo. E lo vorrei dare dal punto di vista di una ragazza di 20 anni che purtroppo è colpita da un'avversità nella vita e cerca le risposte a questa purtroppo sciagura che può succedere a tutti nel mondo circostante. Allora, per rimanere sul tema di questo convegno, vi dico quali sono gli strumenti che il nuovo umanesimo può offrire ad una persona con una patologia come la sclerosi multipla, molto spesso invalidante. Allora, per rompere un po' il ghiaccio vi direi che dovreste leggere il mio libro, però a parte così. Però chiaramente, a parte gli scherzi, il mio libro non tratta di soldi, affari, finanze, ma non perché questi non siano utili, anzi al contrario, ma perché la mia protagonista ha come colonne portanti nella sua vita quelli che sono i legami e i sentimenti. Per questo si parla di amore, di amicizia, di passione e di resilienza. Questa era una premessa doverosa. Io sono solita presentarmi sempre un po' a modo mio, proprio perché non mi piacciono le barriere, non mi piace essere appunto in questa formalità. Sono Ileana Speziale, ho la sclerosi multipla, ma sono una grande sognatrice. 9 anni fa scopro di avere la sclerosi multipla, ma 9 anni fa avevo anche tanti sogni. Oggi sono una ragazza laureata in scienze della pubblica amministrazione, sono una giornalista pubblicista e sono presidente di un'associazione di promozione sociale che si chiama Libera Civitas, con la quale insieme a tanti volontari ci occupiamo di quelle che io chiamo tante cose belle. Ci occupiamo di progetti di solidarietà per famiglie indigenti, ci occupiamo della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Ci siamo occupati anche di molti progetti per l'Africa. Allora vi starete domandando perché? Perché ci racconta tutto questo? Perché tra i miei tanti sogni uno in particolare era rimasto chiuso in un cassetto, ma ad un certo momento della mia vita emerge tutta la mia resilienza, ovvero quella forza che anche di fronte ad un evento negativo fa in modo che noi riusciamo a trarne del positivo. E così ho smesso di cercare una storia da scrivere che fosse tanto entusiasmante per poter fare un romanzo e ho iniziato a raccontare la mia. Oggi io stringo un sogno tra le mani. Questo sogno si chiama Sedotta e Sclerata. Sedotta e Sclerata nasce dalla voglia di guardare alla sclerosi multipla da un nuovo punto di vista, da una diversa prospettiva. E qui vi parlo della mia esperienza personale. Perché quando parlo con le persone e esprimo, insomma, purtroppo la mia situazione, quindi la mia patologia, le persone tendono ad abbassare lo sguardo, a rattristarsi, a cercare frasi di circostanza per consolarmi. Allora io oggi approfitto, insieme a voi vorrei lanciare un messaggio forte. Dobbiamo vincere il pregiudizio, dobbiamo andare oltre i falsi miti legati alla sclerosi multipla, ma io direi alla disabilità in generale. E questo lo possiamo fare aprendo la mente. Solo aprendo la mente saremo pronti e preparati a guardare anche
a quelle che possiamo chiamare le cose belle, le cose utili che la vita ci sta offrendo. Quando una persona viene colpita da una diagnosi, penso chiaramente ai giovani affetti da sclerosi multipla, perché appunto le sensazioni possono essere molteplici e sono inaspettate, ve lo garantisco. E allora immaginate se già è difficile per chiunque affrontare una patologia, lo è ancora di più per un ragazzo o una ragazza all'età di 20 anni. E questo perché a 20 anni si è curiosi di scoprire cosa ci riserva il futuro. A 20 anni siamo in quella fase di vita in cui si progetta. A 20 anni si sogna, come è giusto che sia. E aggiungo che non è facile anche per tutti quegli attori che si muovono intorno alla persona coinvolta. A volte sono genitori, ma a volte sono figli. A volte è un partner. Inevitabilmente anche loro vengono colpiti da uno stato d'animo angosciante, da preoccupazione, da avvilimento per la notizia. E allora, quando vengo a conoscenza del fatto che ci sono tantissime persone che di fronte alla patologia si chiudono in loro stesse con il timore di farne parola con gli altri, decido di raccontare la mia esperienza. E spero che questa possa spronare chi per la paura, per lo shock o per la rabbia si sia isolato, sentendosi in qualche modo diverso dagli altri. Ecco perché mi piace pensare che la mia storia racchiusa in questo romanzo e raccontata attraverso il passionale mondo di Emily possa far sognare tutti, dove per tutti appunto non si intendono tutte le persone affette da una patologia, ma chiunque, perché leggendolo si accorgerà che verrà immerso in universi passionali al di là delle avversità che purtroppo a volte la vita ci riserva. Sarò brevissima sul libro. Questa protagonista si chiama Emily. Emily è una giovane ventenne che muove i primi passi da adulta. Lo fa con una caratteristica particolare. È una ragazza passionale. Che cosa vuol dire questo? Che a volte è emotiva, ma a volte segue l'istinto ribelle. E infatti durante tutto il racconto cerca di trovare il giusto equilibrio tra l'amore, l'amicizia, la passione. Cerca l'amore della vita. Gode questa sua vita. Finché però una sfrontata realtà la metterà di fronte ad una patologia che tenterà di cambiare questa vita. Emily identifica un primo punto di riferimento stabile nella sua vita, i suoi genitori. Qui l'elemento familiare, molto importante, perché Emily vede il padre come un eroe titano e la madre Giulia come una bella eroina dal viso d'angelo e la forza di Wonder Woman. Allora questo ci fa capire quanto Emily creda nei suoi genitori, quali pilastri fondamentali della sua vita. Emily si confida con loro, parla con loro. Ecco perché la famiglia è molto importante di fronte ad una diagnosi. La diagnosi precoce non è solo un punto cardine all'interno del romanzo, ma vuole essere un chiaro messaggio affinché si accenda un riflettore sul tema. Non certo per creare allarmismi, ma perché almeno tutti quei campanelli d'allarme possano essere riconosciuti per tempo e garantire quella che io chiamo un accesso facilitato all'interno di questo mondo chiamato sclerosi multipla. In ogni caso sarà questa forza di Emily, questa caratteristica chiave ironica, spesso sarcastica, con cui Emily affronta le difficoltà che le si presenteranno, che le permetterà di non fossilizzarsi su ciò che le accade, ma fedele al motto, in base al vento, armare le vele, agire sempre di conseguenza. Questo è un motto che le insegna il padre, ma che Emily farà suo per la vita. È un insegnamento, un invito a non fermarsi mai, ad andare oltre gli ostacoli e ad alimentare sempre il nostro spirito di adattamento con nuovi stimoli che ci permettano, diciamo, aggiustando il tiro, di andare verso i sogni ed oltre. Insomma, una storia fatta di sentimenti che però dimostra come anche con la sclerosi multipla puoi vivere di emozioni. Mi sono un po' prolungata e mi accingo a concludere. Continuerò questa mia campagna di sensibilizzazione contro il pregiudizio nella sclerosi multipla nelle scuole, perché credo sia fondamentale partire dall'ambiente scolastico per orientare i ragazzi verso una cultura che sia di inclusione sociale e di integrazione. Un saluto e un augurio a tutti voi per un buon proseguimento. Ringrazio la mia famiglia perché ci sono così. Se combatto questa battaglia con grinta e con tenacia, lo devo soprattutto grazie a loro. E vi saluto con un augurio. Mi auguro che questa storia, che poi è anche un po' la mia,
vi possa ricordare sempre di emozionarvi, non smettere mai di sognare, ma soprattutto guardare sempre negli occhi tutte le persone affette da qualunque patologia, perché sono sicura che ognuna di esse avrà una storia entusiasmante che vorrà sicuramente condividere con voi. Grazie. Allora, che dire? Che diciamo? Un applauso. Allora, volevamo soltanto dire una cosa, anche per spezzare un attimino, è che qui in sala abbiamo, oltre all'assessore al centro storico di Frosinone, che ringraziamo nuovamente, che era anche con noi questa mattina, abbiamo il presidente del consiglio di Ferentino, una persona giovanissima che ci sta accompagnando nel percorso e condivide tutto ciò che noi stiamo facendo. Eccolo là in seconda fila, un applauso, perché è giovane, appena eletto, Claudio. Poi abbiamo di Cisterna, abbiamo degli assessori di Cisterna. Dove sono gli assessori di Cisterna? Non sono ancora arrivati, arriveranno, però ringraziamo anche le istituzioni che ci sono vicine. E chiaramente la Camera di Commercio, che anche se è assente, ma voglio ringraziarlo personalmente. Passiamo ora la parola all'avvocato Antonio Pulcini, che è presidente del forum dell'antiusura bancaria. Lui parla benissimo, chiediamo cortesemente all'amico Antonio un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Ce la possiamo fare? Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. No, mi sentite, no? Sì, 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 sì. Si sente male, vero? Buonasera a tutti. Grazie intanto per l'invito, grazie Maurizio e grazie a chi ci ospita, quindi alla Camera di Commercio. Oggi il tema è un tema per cui il mio intervento devo cercare un pochino di guidarlo, perché è sulle disabilità e chiaramente c'è un'attenzione enorme per soprattutto per chi vive le disabilità, e il massimo rispetto e la massima dignità, ma secondo me l'attenzione che va data alle persone che hanno disabilità è il dargli la giusta considerazione e il massimo rispetto, senza con la considerazione massima, ma senza ritenere una diversità. Perché io ritengo, o meglio, facevo questa riflessione, che oggi con un sistema addirittura economico e produttivo come il nostro, ma possiamo dire che disabile è anche il cittadino medio, l'imprenditore, l'anziano che si trova ad affrontare una crisi economico e produttiva senza fine? Io qualche tempo fa ho presentato questo libro su quelle che ritengo, e che altri economisti, tra cui c'è il professor Galloni che ne ha sicuramente più competenza e più contezza, possono essere considerate quelle che sono le vere cause che hanno determinato la situazione oggi che noi stiamo vivendo, che è questo libro che si riferisce proprio alla perdita della sovranità monetaria. C'era un illustre economista, Giacinto Auriti, che diceva che senza la sovranità monetaria le nuove generazioni non avranno altra scelta che tra il suicidio e la disperazione. Ma perché parliamo di sovranità monetaria, e soprattutto sappiamo che cos'è la perdita della sovranità monetaria del nostro paese? È quella differenza della rendita da signoraggio bancario, cioè quella capacità che avevamo noi prima, in precedenza, fino a quando l'abbiamo persa nel 92, di battere moneta, cioè la possibilità di avere quel contante, quel liquido nelle casse dello Stato, che insieme alle tasse serviva
a finanziare tante le infrastrutture, le piccole e medie imprese. Qui oggi siamo alla Camera di Commercio, serviva a fare gli ospedali migliori e tante altre cose. Noi questa sovranità monetaria l'abbiamo persa nel 92 e abbiamo perso quindi questa capacità di introitare forza per il nostro paese. Ora, che cosa è successo invece per il sistema delle imprese? Oggi le imprese, e qui siamo nella Camera di Commercio, soprattutto le piccole e micro imprese rappresentano il 90% del nostro sistema produttivo. Ebbene, le imprese oggi non sono aiutate. In questo incontro devono nascere proprio delle proposte che possono venire sia attraverso una migliore sinergia anche con Confimpresa, che deve aiutare facendo squadra, ma soprattutto avvicinando e riequilibrando il rapporto delle imprese col sistema bancario, perché la vera e propria anomalia nasce proprio in un cattivo rapporto delle imprese con le banche, o meglio, delle banche che hanno un disequilibrio rispetto a quella che è anche la concessione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito. Perché questo? Perché intanto abbiamo un testo unico bancario, quindi un decreto legislativo del 93 che è vetusto e che andrebbe riammodernato. E poi c'è da porre in essere dei correttivi ormai non più differibili. Ad esempio, l'articolo 50 del testo unico bancario è profondamente da riformare, perché l'articolo 50 del testo unico bancario dice all'imprenditore sostanzialmente il messaggio che lancia qual è? È che io banca sono più forte, perché io se attraverso un mio credito voglio renderlo esigibile, è sufficiente che un funzionario certifichi quello che è il tuo presunto debito, perché dobbiamo dire sempre salvo il beneficio, no? Presunto debito, e può recarsi da un semplice magistrato per farsi rilasciare un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Ebbene, di fronte a questo titolo esecutivo, l'imprenditore, che può porre in essere quelle azioni di opposizione al titolo esecutivo, in realtà è già entrato in una spirale verticistica negativa, perché viene segnalato alla CRIF, si vede revocare le concessioni e gli affidamenti, e il più delle volte è stato certificato che l'80% di quelli che sono presunti crediti vantati dalle banche, alla fine dei giudizi monitori, si concludono con dei crediti che avevano invece il presunto debitore. Questo però che cosa determina? Che quello che succedeva, che avete visto, che vi stavo dicendo prima, il fatto delle disabilità, che spesso tanti capitani d'industria si trovano a non sopportare quest'onta di riuscire a dare sostegno e forza a tante famiglie, e quindi arrivano anche al suicidio. Nascono da questi rapporti. E allora, per esempio, una proposta di legge dovrebbe servire anche a riequilibrare. Altro sistema che a mio giudizio va posto in essere, ma con immediatezza, subito, la separazione tra banche commerciali e banche d'affari. Non può essere altrimenti differito ulteriormente, ma può essere mai che oggi i cittadini possono affidare i propri risparmi a delle banche o a degli istituti di credito che poi li investono in operazioni speculative, che poi se queste operazioni vanno male si chiede allo Stato di ricapitalizzare e socializzare le perdite, se vanno bene mettono a profitto. E l'abbiamo visto anche nei confronti dei provvedimenti che ci sono stati con tante banche, che più delle volte che sono proprio banche che investono in operazioni finanziarie ad alto rischio, che sono quelle che vengono salvate. E poi c'è necessità di una conoscenza anche da parte del cittadino. Io sono presidente di un forum antiusura bancaria, cerco di dare questa che è come associazione anche di consumatori, proprio perché spesso i cittadini si trovano il 90% a pagare o a non porre in essere o a non domandarsi se
determinati crediti, determinati debiti che loro hanno sono corretti o non sono corretti. Ci sono tantissime situazioni che io mi accorgo anche nelle attività consumeristiche per quanto riguarda per esempio la telefonia, le compagnie del gas, Acea, Energia. Vi capita mai che arrivano quelle bollette che voi vedete che non sono tanto chiare, ma poi prendete e pagate? C'è il 98% di cittadini che pagano. Noi frequentiamo spesso gli uffici della Corecom, di questi comitati. Beh, loro molto candidamente ci dicono, ma noi facciamo due o tre tentativi di richiesta del nostro credito, delle fatture, qualche volta mandano a degli avvocati di fare delle contestazioni, ma poi il 98% paga sempre, per cui non ci sono, eppure ci sono delle autorità di regolamentazione che tu potresti adire, e mi riferisco sia alla Corecom come nel primo grado come nel secondo grado. E allora bisogna anche cercare di porre l'attenzione ai giusti professionisti che possono aiutarvi. Mi rendo conto che ce ne sono tanti che poi in realtà speculano sulle sofferenze anche del cittadino. Questo libro, io altre cose che possiamo dire sulla perdita della sovranità monetaria, il sistema impresa secondo me è vitale, quindi siamo qui a Confimpresa e io ritengo che un altro volano per poter cercare un aiuto, ma concretamente alle imprese, va dato attraverso il sistema della internazionalizzazione, che il più delle volte viene percepito dall'imprenditore come una cosa di altissimo profilo e di difficoltà immane per riuscirci. Eppure ci sono tantissimi sistemi attraverso non soltanto i consorzi d'impresa, attraverso i contratti d'impresa, attraverso i POR regionali, attraverso il sistema anche comunitario che ti impedì con la possibilità non soltanto della regione ma anche dell'Europa. E voi immaginate che questa cosa, che la saprete senz'altro, siamo uno dei primi paesi che rimanda indietro tutti i finanziamenti che vengono dall'Europa. E allora forse bisognerebbe cercare di aiutare le imprese a capire che oltre alla consulenza e all'assistenza nel rendere vicina l'impresa, anche quella piccola o micro, a capire che legandosi tra di loro in consorzi, attraverso delle situazioni anche di carattere merceologico che possono essere similari, ma che unendole si può più agevolmente riuscire a ottenere i finanziamenti. Grazie. Ringraziamo l'intervento dell'avvocato Pulcini. Ricordo che i libri di Leana Speziale sono disponibili all'ingresso, per chi li volesse acquistare ne vale sicuramente la pena. E l'avvocato ha introdotto un tema molto importante, che è quello della moneta complementare. Adesso il professor Nino Galloni continuerà e molto sapientemente ci ha sempre deliziato dai nostri primi passi introducendo questa moneta, questo argomento importantissimo. Quindi cedo la parola. Mi dispiace di deluderti, ma io starò più sull'argomento di oggi. E fra l'altro l'altro giorno stavamo insieme a un convegno, non avevo la penna, Maurizio me l'ha data, ho scritto delle cose nuovissime. Allora, vediamo di ragionare su questo argomento dal punto di vista anche del macroeconomista, ma qui dobbiamo fare un discorso che contemporaneamente sia culturale, economico e sociale. Cioè non è che dobbiamo vedere l'economia da sola, poi dopo facciamo il discorso culturale e in nome della solidarietà, magari cristiana, siamo tutti, quasi tutti cristiani, troviamo delle soluzioni che ci piacciono e che poi dopo incontrano il loro limite o nelle risorse o nella impostazione culturale stessa. Allora, non andrò troppo indietro nel tempo, solamente 40-50 mila anni fa, comincio da lì. Allora, gli studiosi, chiamiamoli archeologi, non so se è giusto chiamarli gli antropologi, eccetera, hanno scoperto che 40-50 mila anni fa gli uomini di Neanderthal, ancora non erano
venuti fuori i nostri progenitori ufficiali, cioè i neandertaliani sarebbero gli Homo sapiens, noi invece deriveremmo dagli Homo sapiens sapiens, anche se le ultimissime ricerche hanno dimostrato la compatibilità tra il DNA dei neandertaliani e quella dei nostri ufficialmente tali progenitori. Che cosa hanno trovato nei loro insediamenti? Che a quei tempi, se qualcuno si feriva in genere durante la caccia o qualcosa del genere, veniva curato. Perché hanno scoperto questa cosa? Perché alcune persone avevano delle ferite che rendevano impossibile l'attività della caccia o qualunque altra attività e tuttavia sono sopravvissute altri 10 anni, 15 anni e quindi ne hanno dedotto che ci fosse un principio di solidarietà all'interno di queste comunità. I neandertaliani, abbiamo detto, poi vengono sostituiti, ma probabilmente si sono integrati, adesso questo non ci interessa assolutamente, dai Cro-Magnon, ci sarebbero i sapiens sapiens, i nostri diretti progenitori, che pare dalle ricerche fossero un pochino più stronzi dei neandertaliani, perché erano un pochino più liberisti, un po' più, vabbè, pazienza, mors tua vita mea, eccetera, eccetera. Arriviamo a un 10.000 anni fa, in cui cambia tutto. Cambia il rapporto dell'uomo con la natura, cioè fino a quel momento l'uomo era cacciatore, pescatore, raccoglitore, quello che trovava trovava, se non trovava più si scansava, cioè migrava. Invece 10.000 anni fa, quindi circa 8.000 avanti Cristo, contemporaneamente in più parti del pianeta nasce l'agricoltura, cioè si comincia ad allevare, si comincia a coltivare e cambia la prospettiva, perché mentre l'uomo precedente aveva un rapporto con la natura diretto, di ammirazione, di adorazione ed era perfettamente integrato con essa e l'equilibrio era anche un equilibrio, diciamo, demograficamente poco esplosivo, invece con l'agricoltura si ribalta completamente l'equazione, servono più braccia. Più gente c'è a lavorare, meglio è, si fanno più figli, le donne hanno cicli regolari, rimangono incinte regolarmente, fanno più figli, la stanzialità ovviamente e maggiori derrate alimentari dovute all'agricoltura consentono lo sviluppo di questo nuovo personaggio, di questo nuovo uomo, che è l'uomo che ancora oggi, diciamo, campa, ma che è in crisi. Vediamo. In questi ultimi 10.000 anni questo uomo diverso che ha un rapporto direi quasi cattivo con la natura, perché la deve sfruttare, la deve soggiogare, la deve spogliare, le deve imporre dei ritmi che non sono quelli fra virgolette naturali e quindi se quando si sposta è perché il suolo è stato depauperato oppure perché deve fare la guerra a qualcun altro per motivi di risorse magari idriche eccetera eccetera. In questo tipo di società due sono i fenomeni veramente nuovi che non potevano darsi nelle precedenti, e cioè la nascita dei primi embrioni dello Stato e l'allargamento delle famiglie. Quindi abbiamo detto servivano tante braccia, le famiglie erano allargate e quindi le problematiche, diciamo, sociali venivano affrontate prevalentemente di tutti i tipi, anche le disabilità, se non nei modi ovviamente liberisti di buttare giù l'invalido dalla rupe tarpea come facevano i latini, ma c'erano altre popolazioni che invece li consideravano importanti nella società, che davano indicazioni perché il malato, l'invalido eccetera aveva avuto un segno che serviva da essere decodificato per capire delle cose, mentre c'erano altre società che dicevano non sei abbastanza efficiente, non sei abbastanza abile, ti uccido da ragazzino a un certo punto, ed erano scelte, perché è sempre la cultura poi alla fine che informa l'economia e non viceversa. E quindi nella famiglia allargata c'è la soluzione di queste, la gestione di tutte queste situazioni senza che la società nel suo complesso ne risenta, perché le braccia abili sono quelle che sono per la guerra o per la produzione e quelle altre non pesano nell'economia, diciamo così, della società stessa. L'altro cambiamento rispetto all'uomo integrato nella natura eccetera è la nascita dello Stato, che come dimostrano i miei libri, ci sono anche i miei libri, va bene, e nasce dal problema delle scorte nell'agricoltura. Chi doveva fare scorte? Se c'era un raccolto troppo abbondante bisognava
bisognava diciamo conservare queste scorte per la semina successiva, se il raccolto invece era scarso bisognava procurarsi in qualche modo le sementi, lì che comincia a nascere il primo embrione dello Stato, ma anche questo stasera non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti, quindi abbiamo detto, prima abbiamo, vi ho parlato di 40-50 mila anni fa, mo vi sto parlando di 10 mila anni fa ad oggi, fino ad oggi, perché questo cambiamento che avviene con l'agricoltura poi accelera in modo esponenziale quando un po' più di 200 anni fa comincia la rivoluzione industriale, ma la cultura della rivoluzione industriale, di quello che abbiamo vissuto fino a qualche decennio fa, è simile a quello della rivoluzione agricola. Si tratta sempre di soggiogare la natura, sottrarre risorse, morso tua vita mea, aumentare la produzione e porre al centro della società in modo assolutamente prevalente il concetto di efficienza. Ma mentre fino a prima della rivoluzione industriale, cioè fino a 200 anni fa, la disoccupazione, la disabilità e qualunque altra questione era mischiata in questa popolazione che al 90-95% a seconda dei casi, e questo è rimasto, ripeto, fino al 1700, questa popolazione era dedita o comunque ascrivibile al comparto agricolo. Quindi sia che fosse produttore, sia che non fosse produttore, sia che lavorasse un pochino, sia che lavorasse tanto, sia che facesse dei lavori molto importanti, sia che facesse dei lavori molto secondari, ma poi importanti nel tempo, tipo curare gli argini dei fiumi e quant'altro, comunque era tutto dentro questo ambiente. Non esistevano i disoccupati prima della rivoluzione industriale, semplicemente perché la gente o lavorava di più o lavorava di meno, stava là, e c'era infatti il fenomeno che poi è rimasto in alcune società arretrate tuttora della cosiddetta disoccupazione nascosta, vale a dire gente che praticamente abbassava il livello medio della produttività, ma non interferiva con le necessità produttive della società stessa. Con la rivoluzione industriale c'è questo cambiamento, una rivoluzione, come dice la parola, ma si rimane sempre dentro lo schema di 10.000 anni fa nel rapporto con la natura. Cosa cambia ai fini del nostro ragionamento nella rivoluzione industriale, che sono questi 200 anni dalla fine del Settecento alla fine del secolo scorso, che la società dà un primato assoluto alla produttività delle aziende, delle imprese, e quindi la disabilità, la minorità, il ritardo di qualunque tipo viene considerato un male. Un male che può essere anche affrontato nelle società che scelgono la solidarietà, perché la grande efficienza delle imprese, soprattutto industriale, attraverso lo Stato e la tassazione, produce le risorse che devono servire per occuparsi degli altri. Chi non condivide questa visione in una concezione più liberista, più diciamo naturistica, di mors tua vita mea, di prevalenza dell'efficienza, eccetera, sono due culture. Una è quella che ha dato luogo al cosiddetto nazismo, con tutte le sue conseguenze, sapete di che cosa sto parlando. L'altra è una parte di ambientalismo che trova nel contrasto fra uomo e natura la possibilità di scegliere la natura e di abbandonare l'essere umano, e quindi propone anche delle politiche che poi si sono rivelate per l'ambiente fallimentari, e cioè che l'uomo debba essere lasciato fuori dalle aree protette, nel senso di lasciate a se stesse. Chiunque abbia un po' di esperienza delle campagne, della collina, della montagna, delle foreste, eccetera, sa che invece non è giusto che la presenza dell'uomo migliora le condizioni dell'ambiente, e non è vero che l'uomo sia un intralcio per la natura. Che cosa succede dopo il 1980? Dopo il 1980, vedete che i periodi si riducono da 40-50 mila anni a 10 mila anni, 200 anni, adesso stiamo parlando dei 20-25 anni che vanno dal 1980 a un po' prima del 2010. Entriamo nella società cosiddetta post-industriale, cioè succede all'industria quello che era successo all'agricoltura nei secoli precedenti, ma in modo molto più rapido, cioè la quantità di lavoratori del comparto industriale
si riduce ma aumenta la produzione, quindi aumenta sempre questa benedetta produttività e però cresce la domanda, l'offerta invece di servizi, quindi la società post-industriale è una società che si regge sul fatto che ci sono dei comparti più efficienti che espellono quanto c'è di meno efficiente, di più costoso, e poi ci sono degli altri comparti che messi fra di loro hanno una minore efficienza, ma comunque sono quelli che assorbono più lavoro, più occupazione e diventano più importanti dal punto di vista quantitativo. Nella società post-industriale il contributo dell'agricoltura è minimo, il contributo dell'industria è basso e decrescente e il contributo dei servizi è crescente. Finalmente arriviamo alla nostra società, che da una decina d'anni, 15 anni all'incirca, possiamo definire invece post-capitalistica. Cioè una società caratterizzata da questi elementi, che nei comparti ad alta redditività, come per esempio la manifattura o l'energia, la domanda di lavoro è decrescente, ma nei comparti dove ci sarebbe tantissima domanda, tantissima necessità anche sociale di collaborazione, di servizi, eccetera, eccetera, il fatturato di queste attività produttive è inferiore al loro costo, che è appunto il costo del lavoro. Quindi si pone un problema di inefficienza, e lì si apre la grande questione dove ci dobbiamo inserire noi col nostro ragionamento, e cioè c'è un'efficienza dell'impresa che riguarda la microeconomia e che richiede di minimizzare i costi e di massimizzare i guadagni, però è diventata minoritaria. E invece nella gran parte della società le cose vanno diversamente e non riusciamo a creare posti di lavoro dove abbiamo bisogno di quelle produzioni perché il fatturato non è basso, quindi dobbiamo risolvere questo problema. Allora che cosa succede nelle società post-capitalistiche? Che galoppa l'efficienza della finanza, della industria in senso stretto, ma invece rallenta tutta la società. Perché voi vedete, anche dai dati dell'occupazione, che non li sa leggere quasi nessuno, che aumenta l'occupazione, ma sappiamo che sono tutti precari. Ma se la produzione complessiva aumenta di meno dell'occupazione, vuol dire che l'efficienza, questa benedetta efficienza, la stiamo perdendo. Allora noi dobbiamo riuscire a creare un modello di società in cui non sia più l'efficienza in quanto tale a comandare, ma che sia quella sociale. Allora, mentre nella impresa assumere un disabile, magari per legge, può essere un fattore di riduzione dell'efficienza e di aumento del costo, come se fosse una tassa, nella società nel suo complesso emarginare il disabile è una perdita di efficienza sociale, e invece macroeconomicamente più il disabile è inserito, è salvaguardato, ha una vita sana, eccetera, e più aumenta il benessere della società e la sua efficienza. Quindi dopo l'uomo, quello dei tempi di Neanderthal, cacciatore, pescatore, raccoglitore, che ha quel rapporto intimo e magico con la natura, abbiamo l'uomo produttivo, che è, fra virgolette, che è quello che abbiamo dalla introduzione dell'agricoltura fino ai giorni nostri, e adesso ci stiamo orientando con una grande confusione nel cuore, nella testa e nell'anima, verso un nuovo tipo di uomo che non siamo tutti in grado né di vedere né di definire, ma che sicuramente avrà un rapporto con la natura più simile a quello originario e tuttavia capacità produttive e tecnologiche straordinarie. Quindi sarà un uomo che dovrà mettere la crescita tecnologica e produttiva a servizio della natura stessa e dell'ambiente, e in questo ovviamente il discorso dell'efficienza non sarà più di intralcio, ma sarà per guardare all'efficienza del sistema prima ancora che all'efficienza della singola impresa, che non vuol dire che le imprese devono portare i libri in tribunale e non devono fare più profitto, ma vuol dire che nella osservazione degli investimenti sociali, produttivi, eccetera, eccetera, dobbiamo guardare all'efficienza del sistema e della società, e quindi all'inserimento di tutte le persone che abbiano la loro dignità, il loro momento, piuttosto che a quell'altro fattore. E che cosa ci frena su questo percorso più di tutto?
e dove casca l'asino? È il tema delle risorse. Il tema delle risorse. Noi abbiamo la possibilità di aumentare le risorse a disposizione sia a deficit sia con moneta sovrana. Le possiamo aumentare a deficit perché non è vero niente che il 123 o 132% di debito pubblico rispetto al PIL sia un problema, perché se uno va a guadagna 40-50 mila euro all'anno e va in banca, gli danno un prestito di 200 mila euro, quindi vuol dire che gli danno lo indebitano per 500, per il 500% del suo reddito. Quindi se una singola famiglia, una singola persona può reggere a detta delle banche un debito rispetto al reddito di 5 volte, perché lo Stato, che è molto più forte, deve andare in default, in crisi, oddio cosa succede, i bambini che devono vendersi le mutande perché saranno indebitati eccetera, perché ha superato dell'1, il suo reddito, quindi c'è qualcosa che non quadra. Perché non quadra? Scusate la tecnicità, perché il debito è uno stock e sta là, il reddito è un flusso e si rinnova continuamente, quindi è chiaro che non ci può essere, non ci deve essere un rapporto di 1-1 fra debito e reddito, non c'entra niente. E poi queste si approfondiscono nei miei libri, chi vuole, adesso vado verso una conclusione. Quindi noi oggi abbiamo risorse, se le vogliamo a deficit, che creerà più debito, oppure con moneta sovrana, che è non a debito, per dare una risposta a tutte le esigenze della società. La società ha esigenze di cura, ha esigenze di assistenza, ha esigenza di manutenzione, ha esigenza di valorizzazione, ha esigenza di recupero, perché voglio dire, quando dicono gli stranieri che devono fare gli investimenti, dicono questo paese c'ha un debito enorme, il reddito è qua e là, ma chi l'ha detto? Gli stranieri vedono che questo è un paese ricchissimo anche dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista delle risorse culturali, artistiche, produttive, eccetera, e però ci sono troppi disoccupati, troppi sottoccupati. Allora cos'è che non funziona? È la guida politica che non funziona, evidentemente, perché io ho una grande ricchezza, ho un grande patrimonio, ho una grande potenzialità, e perché devo avere tutti questi disoccupati, tutti questi sottoccupati? Tutta questa discriminazione anche nei confronti dei cosiddetti disabili, che poi tanto disabili non sono, perché quello è un costo, e se il disabile viene visto come un costo siamo fregati, non riusciamo a dare risposte per aumentare l'efficienza del sistema. Forse riusciamo ad aumentare i profitti di qualche impresa, ma e poi sarà la minoranza questa qualche impresa, ripeto. Noi dobbiamo guardare alla efficienza e alla sostenibilità del sistema, la quale richiede che tutti siano inseriti in esso, come dice anche la Costituzione. Quindi questo governo è al bivio, era al bivio, forse ha fatto una scelta giusta, perché o faceva la calata di braghe, non si può aumentare il deficit, non si può fare la moneta sovrana, oppure va su una strada di un po' di cambiamento. Ci sarà un po' di reddito di cittadinanza, ci sarà un miglioramento nel regime delle pensioni e ci sarà una riduzione delle tasse. Non sarà sufficiente quello che farà il governo, probabilmente, però intanto si sta muovendo in quella direzione. Vediamo gli ultimi dati delle manovre finanziarie dove ci porteranno, ma è questo il bivio: o la calata di braghe e si andrà nell'incubo, si tornerà nel delirio, oppure si comincerà una strada. Ma allora, se è stato possibile fare il 2% di deficit, perché non è possibile fare il 3% di deficit? E sulla moneta sovrana, noi in questo caso COEM, chiediamo delle risposte sul perché non si possa fare la moneta non a debito, la moneta parallela, la quale invece non è negata dai trattati, perché i trattati, ad esempio l'articolo 128A e 128B, non parlano di biglietti di Stato, non parlano di statonote, parlano soltanto di banconote a corso legale in tutta l'Eurolandia. Quelle ci siamo impegnati a non stamparle, ma chi vuole stampare banconote? Io voglio stampare biglietti di Stato. Grazie.
Professor Galloni, con parole molto semplici, ci illumina sempre di quello che è la situazione politico-economica da 50.000 anni a questa parte. E volevo dire... Se li porta molto bene. Parlando del libro di Leana Speziale, parte dei proventi del libro sono a beneficio dei progetti di informazione e confronto del gruppo Young Eyes di Roma per i giovani con sclerosi multipla. Credo che meriti ancora un altro applauso. Tornando a parlare di solidarietà motorie, presento quella che è la nostra referente nazionale del nostro comparto, che è una persona gigante di nome e di fatto. Quindi Luciana, ti cedo la parola. Buonasera a tutti. Non mi trovo dietro questo leggio, devo passare davanti. Davanti, insieme a voi, vicino a voi, come facciamo dal primo giorno e come ci muoviamo insieme su tutto il territorio. Un po' per chi non mi conosce, mi chiamo Luciana Gigante e vengo dalla Basilicata. Ho iniziato questo percorso nel grandissimo progetto COEM 3 anni e mezzo fa, precisamente a gennaio 2016, ho conosciuto un progetto che voleva abbattere la povertà nel mondo. Questo progetto è il COEM, Comitato Organizzatore Etico Mondo Migliore, con il nostro fondatore Maurizio Sarlo, che è qui con noi e siamo fieri e onorati di avere la sua presenza. Ma la parola folle, che ci faceva proprio sembrare dei folli quando ci muovevamo, era proprio quando si parlava di abbattere la povertà del mondo. Queste, mi dicevano, sono tutte parole, chiacchiere al vento, come tante chiacchiere che diceva l'amico Nicola, che in genere si fanno anche intorno a dei tavoli di lavoro. Ma conoscendo e studiando e approfondendo e vivendo questo percorso, vi assicuro che tutto questo è e sarà realtà. Grazie a Maurizio Sarlo. Intanto, prima di continuare, volevo ringraziare Francesca Fuga, che è qui con noi. Volevo ringraziare Maura Luperto, il presidente del progetto COEM, che doveva essere qui con noi, come vedete dall'elenco della locandina, e non è potuta essere presente. Volevo ringraziare anche Pino Villone, il nostro referente internazionale del comparto solidarietà motorie, che anche lui per motivi familiari di salute dei genitori non è qui con noi. E volevo ringraziare tutti voi del Lazio, tutto lo staff regionale e provinciale del Lazio, di Latina, con Aldo, Roberto, con gli amici di Roma, Frosinone, tutti quanti per l'attenzione e l'impegno che ci avete messo per la riuscita di questo incontro. Nonché tutti i capitani, tutte le persone ospiti che oggi si chiamano persone operative perché se siete qua già dimostrate di essere impegnati in maniera operativa a quello che è il nostro progetto e quello che noi dobbiamo oggi fare per il divenire e ancora di più con operatività. Volevo ancora ringraziare tutti gli altri amici che vengono non solo da Frosinone, da Latina, ma gli amici che vengono dalla Toscana, gli amici che vengono dalle Marche, gli amici che vengono dalla Campania, dalla Puglia, e quindi davvero dirvi grazie per sostenerci e per sentire nel vostro cuore tutta l'appartenenza al progetto COEM e al nostro comparto. Dal progetto COEM, da questa
meravigliosa associazione, nasce poi che cosa succede durante la storia e l'evoluzione del progetto. Vengono chiamati comparti, dei comparti dove ognuno esprime il proprio talento e con la specificità che ognuno sente più vicino per donare alla società il proprio cuore, esprime attraverso il proprio talento l'appartenenza a un comparto dedicato. Noi abbiamo scelto tutti di far parte di questo comparto, noi che siamo presenti e anche qualcuno no, fa parte di altri comparti dei presenti, ma noi di Solidarietà Motorie abbiamo scelto di far parte di questo comparto, di dedicare un'attenzione particolare a pungolare una società che sappia includere tutti, creare una società che considerano l'essere vivente come essere umano, punto. Oggi si è parlato molto di disabilità, ma siamo tutti disabili, ognuno di noi ha una disabilità, quindi abbiamo già tolto dal nostro vocabolario la parola handicap, che è una parola che non dovrebbe più esistere perché è una parola che toglie qualcosa a qualcuno, è una parola che non ci dovrebbe essere, come non ci dovrebbe essere neanche la parola disabile, perché è una parola con un suffisso negativo. Noi dobbiamo pensare alle persone che hanno delle difficoltà come delle persone speciali e noi tutti dobbiamo sentirci tutti delle persone, ognuno con la propria peculiarità, delle persone diverse nel suo essere, quindi insegnare a tutti noi, a tutte le persone che incontriamo, di considerarci tutte persone. Il cambio di paradigma è proprio questo. Noi non scopriamo l'acqua calda, sicuramente esistono 10.000 associazioni in tutta Italia, chi più chi meno, ognuno che decide di far parte di questo settore, sono persone certamente che partono con un grande cuore, con una grande dedizione agli altri, di dedicarsi agli altri. Quindi noi possiamo essere uno dei tanti, ma non lo siamo. Non lo siamo perché noi facciamo parte del progetto COEM, perché noi nasciamo da un'idea che deve essere il meglio del meglio di tutto quello che oggi c'è in Italia, perché dobbiamo essere quella cassa di risonanza dove davvero all'unisono tutti con le stesse vibrazioni positive dobbiamo, come diceva prima il dottor Romeo, unire tutti, ma tutto il meglio che c'è sul territorio, e quindi creare quella cassa di risonanza che sappia portare benessere a tutti. Il nostro comparto vuole partire dalle cose semplici. Le cose semplici sono quelle proprio di, diciamo, ci occupiamo da 0 a 100 anni. Da 0 a 100 anni perché? Perché la famiglia è composta da bambini come da nonni, quindi tornare un po' a quelle che la famiglia patriarcale di una volta, e quindi essere tutti stretti davanti a un focolaio, magari virtuale perché oggi si corre tutti i giorni, ma ricordarci che tutti hanno bisogno di attenzioni, e nell'attenzione che dobbiamo dare alle persone dobbiamo insegnare ai giovani anche ad alzarsi dalla sedia quando passa una persona anziana, quando arriva una donna incinta, quando passa una persona con un bastone. Il nostro referente internazionale Pino Villone è una persona che da piccolo è stato affetto da poliomielite e quindi zoppica, e quindi è una persona che ha delle difficoltà motorie e che sa benissimo tutte quelle che possono essere le difficoltà motorie che si vivono quando uno ha delle problematiche fisiche. E chiaramente discutendo con lui e parlando di questo, dice, ma dobbiamo insegnare alle persone a non guardarci, come giustamente diceva
prima Ileana, come delle persone diverse, perché senti il modo di guardarti dell'altro che ti considera un diverso. Invece noi dobbiamo insegnare a tutti a guardare negli occhi che abbiamo di fronte, perché gli occhi non mentono mai. Questo è una delle nostre piccole cose che nascono e partono dal cuore, che dobbiamo insegnare alle persone che stiamo intorno. Noi vogliamo, attraverso il comparto, attraverso l'Associazione Solidarietà Motoria, entrare nelle istituzioni. Abbiamo con l'associazione la possibilità di entrare nelle istituzioni e quindi chiedere al comune e a tutti gli altri enti la possibilità di avere una struttura, perché deve essere un loro vanto. Non perché un domani o subito non potremmo prendercela per i fatti nostri e pagarci il fitto, ma deve essere un vanto dell'istituzione dire: qui io vi ho donato una struttura a disposizione, perché veramente sapete arrivare al cuore delle persone. Quindi dobbiamo pungolare le istituzioni. Non a caso oggi qui in questa sala siamo già presenti con le istituzioni e con tutte le persone che ci hanno fatto l'onore di venire, compreso l'assessore che ci ha conosciuto prima alla conferenza stampa. Possiamo, attraverso le istituzioni e attraverso le persone che fanno parte del nostro tavolo operativo di persone professionisti, perché noi siamo delle persone solo da un grande cuore, non abbiamo molte competenze, ma attraverso le persone che ci stanno intorno, tipo il dottor Nicola e l'avvocato Nino Galloni e tutti gli altri, possiamo sicuramente arrivare a fare applicare le leggi che servono ad abbattere le barriere architettoniche. E come dicevo questa mattina, non è abbattendo la barriera architettonica con uno scivolo su un gradino che abbiamo risolto il problema dell'andare comodamente, del far andare comodamente a chi ha una difficoltà, ma è creare un cammino che sia uguale per tutti. Magari, come abbiamo visto in una città bella che mi appartiene, Matera, aveva dei gradini e poi la passeggiata. Che cosa hanno fatto? Hanno alzato la passeggiata del centro storico, mettendo il tutto a livello del gradino, ed è diventata una strada dritta, liscia, aperta a tutti, dove tutti possono agevolmente muoversi senza bisogno di creare questi scivoli brutti, dedicati magari giusto quant'è la carrozzina a chi è diverso. Siamo tutti uguali, quindi sappiamo spendere i soldi, perché i soldi ci sono, e il professor Nino Galloni ci ha ben spiegato come possiamo e dove prendere le risorse per fare tutto quello che può servire anche al lavoro delle imprese, perché tutti i lavori che andremo a fare è anche un lavoro per le imprese locali e territoriali. E l'altro nostro compito è quello di abbattere appunto le barriere mentali, e grazie a tutti voi dobbiamo arrivare a essere presenti su tutto il territorio nazionale, perché la nostra cassa di risonanza deve toccare il cuore di tutti, dell'amico 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 dell'amico, perché questo progetto è partito col passaparola e attraverso il passaparola diventerà sempre più grande, sempre più forte, sempre più consapevole di quello che siamo e di quello che dobbiamo essere. Non voglio rubare tempo a Maurizio, ma due cose tecniche voglio dirle, riferito al dopo di noi. Il dopo di noi è una nostra idea. Forse dal primo giorno l'ho raccontato, che in famiglia ho una parente stretta con delle problematiche, e quindi mia zia, adesso che ha più di 80 anni, mia cugina all'età mia, il suo problema è proprio quello: dove starà mia figlia quando io non ci sarò più. Quindi
questo lo sentiamo fortemente, ma non come dopo di noi, ma con noi. Con noi, perché il nostro punto di idea, il punto di forza di quello che dovrà essere questo progetto della legge 112 del 2016 sarà sicuramente migliorata con il centro di accoglienza anche assieme alla famiglia, perché è proprio questo percorso che noi dobbiamo insegnare ed agevolare. Oltre al disability manager di Nicola Marzano, sono sicura che la società sentirà la nostra voce per dare voce a chi non ha voce. Grazie. Sì, la serata continua con emozione vera e con l'attesa di tutti. La persona che cambierà le sorti dell'Italia, Maurizio Sarri. Quanta responsabilità, quanta responsabilità. L'ho detto anche stamattina e ringrazio tutti voi, ringrazio Solidarietà Motorie come comparto e tutti gli amici ovviamente che vi sono all'interno per aver creduto a questo comparto che nasce con una parola diversa. Parla di disabilità, tratta di disabilità, ma non citando quella parola così arcaica, così vecchia, così astrusa, così stupida. Però qualche cosa la vorrei dire anche per dire a me stesso, se sto pensando bene, e magari aiutare chiunque a capire se vale la pena riflettere sulle parole che diciamo, perché le parole hanno un contenuto forte, le parole hanno un'energia e hanno una frequenza. Dobbiamo tornare a quella storia che questo grandissimo che sbadiglia, il professor Galloni, l'ho beccato mentre sbadigliava, che è veramente un amico, io mi permetto di dire che sei un amico perché sono onorato di averti per amico. Grazie. Ci sta così facendo innamorare con quello che dice nei suoi discorsi durante le nostre conferenze, con quello che dice nei suoi libri, eccetera. Però su qualcosa non sono d'accordo. E quindi cerco con le mie verità, le mie, che spero possano essere magari condivise, di insieme a voi trattarle, capirle. Allora, per esempio, prima Luciana diceva siamo tutti uguali. No. La forza è proprio essere tutti diversi. Questa è la forza dell'essere umano. Ma in uguali, tu volevi dire avere le stesse opportunità, partire dallo stesso punto di partenza. Questo tu volevi dire, giusto? Ecco, quindi noi non siamo per niente uguali. La nostra grandezza è quella di essere tutti diversi. E siamo diversi indipendentemente dal fatto che abbiamo due gambe o una gamba, o due braccia o un braccio, perché uno potrà avere un arto in meno, ma le sue cellule gli dicono che quell'arto è ancora là. La cosa fantastica, no? Il nostro corpo, che è fatto di un insieme, principalmente fatto di energia, ricorda il braccio anche se non ce l'abbiamo, ricorda qualsiasi cosa anche se non ce l'abbiamo. E noi stiamo portando, grazie a tutti voi, non a Maurizio,
Stiamo portando su queste conferenze da 3 anni a questa parte gente meravigliosa, professionisti di grandissimo valore, che oggi si sentono più sicuri a parlare come parlano, proprio perché c'è un popolo che li ascolta. Non c'è la clac negativa nei nostri incontri. Cara Ileana, che oggi ho avuto l'onore e il piacere di conoscerti e conosco il tuo babbo, la forza che hai messo in quel libro, la forza che hai messo in te stessa, io l'ho riconosciuta anche nelle parole di uno scienziato che il mondo ci invidia, che si chiama Daniele Tedeschi, il dottor Daniele Tedeschi, che invece ti dice che si può assolutamente guarire dalla sclerosi. Quindi quel tuo sogno che hai dentro è vero. Lui ha già mappato 12.000 sezioni del DNA e per dirvi la forza, perché la maggioranza di noi, e credo anche di voi, non sa che cosa vuol dire mappare 12.000 sezioni del DNA. Ecco, la differenza è fatta che se andate a mappare il DNA in una ASL, al di là che vi fanno pagare 600 euro, ne mappano 12, non 12.000, 12, riescono a trovare 12 sezioni. Ora, capite la differenza fra 12 e 12.000? Ecco, lì lui, questo scienziato, dice: io torno indietro di 50.000 anni, cioè torno indietro a quelli che erano i nostri padri, nonni, eccetera, e scopro perché tu hai quello che in quel momento è una patologia. Non solo, scoprirò cosa avrai in patologia fra 5 anni, 10 anni, 15 anni. E lo guarisco. Ma non perché lo guarisce lui, perché ti fa assumere una serie di prodotti naturali che vanno ad integrarsi con le tue cellule e danno energia a quelle cellule che non ce l'hanno più, per una serie di motivazioni che non sto qui a dire. Ma questa è la forza di questo progetto. E se voi siete qui dopo 3 anni, malgrado tutti gli ostacoli del mondo, che ci sono piovuti addosso, forse anche per coloro i quali oggi sono al governo. Oggi il tema di questo incontro è sì imperniato sulla solidarietà, ma è il nuovo umanesimo che cosa può fare all'interno del suo percorso per la solidarietà. E allora io non sono d'accordo con l'amico meraviglioso che ho, Nino Galloni, quando dice questo governo sta facendo qualcosa di buono, perché parla di riportare l'Alitalia o le autostrade al comparto pubblico. Perché non basta beatificarsi di una parola se poi il suo contenuto nascosto è negativo. Non basta riportare l'autostrada, invece che a Benetton, in mano di un soggetto X sempre privato, chiunque sia, non importa, di questi grandi agglomerati multinazionali che ci sono, se poi ci fanno pagare il costo del biglietto. Non ce ne frega niente, non abbiamo cambiato niente, non si è cambiato nessun paradigma. È inutile fare quello che il contenuto di un programma come quello del Movimento 5 Stelle, che è stato il più votato, se poi questo contenuto è negativo. Ma qual è il cavallo di battaglia di questa nuova luce politica? Perché l'ha detto bene Galloni, ha fatto un excursus meraviglioso, no? Sempre di più le generazioni si riducono nella loro ampiezza. Avete visto, no? 10.000 anni, poi quello che è. Cioè. Ma fra un po' avremo il tempo di cambiare generazione, tra un mese e l'altro, non più 25 anni, 10, 15, 10.000. Fra un po' l'essere umano sarà sostituito dal robot. Cosa faremo fare all'essere umano? Perché fino adesso, grazie ai potenti e alla nostra paura, alla nostra ignoranza, noi abbiamo fatto gli schiavi. Perché così si doveva fare. Per mantenere la famiglia era dignitoso fare il cameriere. Non importa se facevi il maggiordomo, il cameriere e il tuo
padrone, boom, ti trattava come uno straccio. Dovevi portare a casa uno stipendio, devi portare a casa uno stipendio. Ma è proprio giusto che sia così? O non è forse più giusto, arrivati al punto in cui siamo, lavorare per una sovranità monetaria che abbia un contenuto positivo? Perché oggi, grazie alle tecnologie, ai saperi, unendo questi grandi saperi in senso positivo, noi possiamo portare davvero a un nuovo umanesimo e a un nuovo paradigma economico, sociale e finanziario. Ma se non cambia questo, sempre di più nella modernità ci saranno i robot e ci saranno gli schiavi. Vogliamo dire che cosa ha detto il Movimento 5 Stelle per prendere i voti che ha avuto? Poi questo non vuol dire che magari non possano migliorare, aiutiamoli a migliorare, ma non benediciamo ciò che dicono in maniera nascosta. Anzi, continuiamo ancora di più a pungolarli. E questo è stato il mio percorso. Dopo per tanti anni aver visto che nessuno si muoveva, ho detto, porca miseria, provo a far da solo. E oggi siamo una forza, 10.700 circoli fatti di 11 persone in tutta Italia, malgrado bordate al sottoscritto di ogni tipo, che ovviamente offendono anche voi. Chi sta all'interno di un circolo si sente battere il gomito da qualcuno dicendo vedi quello, segue quell'imbecille, quell'imbonitore, quel truffatore. E non è bello che ve lo sentiate dire, perché anche voi avete famiglia come ce l'ho io, no? Però sempre di più la costanza, la forza, la veemenza del nostro progetto sta entrando nelle istituzioni. Il massimo livello delle istituzioni vede il COEM non più come un soggetto parafurbo o paramilitare, ma lo vede come un soggetto paraistituzionale, come potrebbe essere un WWF piuttosto che una qualsiasi altra associazione benemerita. Perché? Perché abbiamo fatto un percorso dove sono sempre venuti a controllare, perché è giusto che lo Stato abbia le maglie del potere nel controllo, che non ci sia qualcuno che faccia danni, e hanno visto che siamo persone non solo per bene, ma meravigliose. E quindi oggi l'accusa dello sciacallo, l'accusa dell'omino bianco vestito di nero nel suo interno, non ha nessuna valenza. Anzi, è sempre di più un boomerang. Proprio perché le istituzioni hanno capito chi siamo. Certo, domani mattina potremmo sbagliare e quindi sarebbe giusto che ci punissero. Ma abbiamo agito, se posso avere un po' d'acqua, abbiamo agito fino a oggi con un contenuto positivo. E questo contenuto positivo non vogliamo cambiarlo. E il contenuto positivo che abbiamo non dice stop alle province, come ha detto il Movimento 5 Stelle, e tutti gli scemi ad andargli dietro e quindi togliere le province, che poi ci siamo rivisti, adesso li devono rimettere a posto. Ma è questa la politica nuova? Boh. L'unica istituzione insieme allo Stato, al comparto pubblico, che in quella modernità che dice Galloni può funzionare. Non può funzionare il municipio, il comune così com'è, non può funzionare la regione. Sono due istituzioni che sono fuori dal momento storico, di quella velocità che serve grazie alla forza della tecnologia, della racchiudersi dei tempi per dimostrare delle preziosità. La regione, ma voi siete Latina e Frosinone, ve menate. Ma figurarsi se una provincia a nord conosce bene quello che c'è a sud, in comuni del nord e del sud.
la regione non può conoscere bene il suo territorio e infatti è diventata un centro di costo assolutamente fuori controllo. Il comune non ne parliamo, perché col suo campanilismo, se deve passare una strada, gli facciamo fare tutte le tortuosità possibili e immaginabili perché passi nel terreno dell'amico che non sa più come coltivare, perché tanto gli conviene venderlo, che così poi si costruisce la casa, che così poi fa, no, business, eccetera, speculazione. Nella modernità ci stanno due istituzioni: lo Stato, etico, solidale, e la provincia, che conosce perfettamente tutti i suoi comuni. Nella modernità ci sta un Parlamento con due camere, ma diverse da quelle attuali, dove in una camera ci stanno dei parlamentari che devono fare le leggi che hanno promesso prima attraverso un programma, e con un Senato di saggi che venga promosso attraverso la comunità, che vanno a controllare se quel programma venga mantenuto, ma fine, non che da una Camera si passi al Senato la legge per poi ritornare alla Camera, cioè passano anni rispetto alla velocità che serve per fare certe cose. Ma scherziamo? Ma chi vi dice queste cose? Chi ve le ha mai dette? Sono scomode. E ve le ha dette un'associazione assurda, talmente piccola, che si chiama COEM. E ha detto che c'è un'altra cosa che non gli va del Movimento 5 Stelle e del suo programma. Due legislature e poi a casa. E tutti, era ora. Perché tutti dicono così, era ora, due legislature a casa, perché la politica fa schifo, perché i politici si fregano i soldi. Sbagliato. Perché Aldo Moro dovremmo tenerlo al governo per tutta la vita se ci fosse ancora Aldo Moro. Perché Mandela lo terremmo al governo per una vita se ci fosse un Mandela. Perché John Kennedy lo terremmo una vita se ci fosse un John Kennedy. O un Bob Kennedy. O un Gandhi. Non è forse che quello che dice due legislature a casa ha tutto l'interesse perché lui manovra chiunque poi va lì a governare e fa quello che vuole lui? Allora via le province, due legislature a casa. La terza cosa che dice il 5 Stelle: togliamo gli sprechi. E per gli sprechi cosa individua? Le auto blu, le persone che non pagano, gli imprenditori che non pagano le tasse, le pensioni d'oro. Questi sono gli sprechi? Questi sono gli veri sprechi? Queste sono cazzate rispetto al vero spreco. Un soggetto privato, banca centrale europea, piuttosto che Fed, piuttosto che quello che ti presta 100, costo per lei zero. Però tu gli devi dare indietro quei 100 che sono la tua vita da quando nasci a quando muori. Qual è il baratto fra le parti? Che baratto è? Questo noi stiamo facendo e stiamo dicendo quindi che il contenuto di questo vertice del 5 Stelle non ci piace, è troppo arrogante e manca di contenuto. Perché dire sovranità monetaria, come Di Maio ha detto stamattina o stanotte o non so quando, ha detto dobbiamo tornare a stampare moneta, ma che strano. Che strano. Come mai non l'hai detto in campagna elettorale? Come mai sei andato a rassicurare i mercati a New York, a Londra, dicendo noi pagheremo i debiti? Ma come? Adesso dici stamperemo perché vedi che sei in picchiata libera, in fatto di consensi, e vedi che il tuo concorrente, signor Salvini, sta crescendo a dismisura, quindi devi dire delle cazzate che possano fare in qualche modo sensazione?
E cosa vuol dire sovranità monetaria senza la saggezza e la creatività per dire come ci può stare l'equilibrio fra un comparto pubblico che deve essere erogato in forma completamente gratuita e un libero mercato che deve essere fatto di un modello economico che solo la micro, piccola e media impresa possono imporre in termini di qualità e di costo del prodotto, non quello della multinazionale e della grandissima impresa. Quelli si fregano lo Stato, perché l'egoismo purtroppo è egoismo. Allora questo noi stiamo andando in giro a dire, e stiamo andando in giro a dire che non ci è piaciuto nemmeno quello che ha detto la Lega Nord con la sua campagna elettorale, perché la Lega Nord, ricordandosi che comunque ce l'aveva duro e che Napoli era insomma una cosa che puzzava un po', cioè tutte cosine che ci stiamo dimenticando, perché oggi se andiamo a votare il 60% non glielo toglie nessuno. Però ce le dimentichiamo facilmente, perché dice, sì, adesso arriva Salvini e vedrai come risolve le cose, perché lui sì è bravo a dire fuori gli stranieri che sono il vero pericolo per l'umanità. Non è detto che non dobbiamo fare una politica di contenimento rispetto a quella che è un'immigrazione selvaggia, ma non certo come la sta proponendo la Lega Nord. Non si può pensare di rimanere in questo paradigma economico e parlare dell'abbassamento delle tasse al 15% con la flat tax come ha proposto il programma della Lega Nord. Perché è impossibile, e il professor Galloni lo spiega in maniera tecnica che è impossibile. E infatti appena hanno preso i voti, il giorno dopo già dicevano no, aspetta, flat tax 2020, poi vedremo. Poi hanno anche detto che appena fossero stati al governo avrebbero tolto le accise della benzina. Infatti oggi voi quando andate al distributore 20 centesimi, 30, quant'è che costa la... Vogliamo smetterla di essere presi per i fondelli, convinti che ci sia qualcuno che invece sta facendo i nostri interessi? Ecco, io ritengo che sia arrivato il tempo che apriamo gli occhi in maniera seria e attraverso un programma che crei equilibrio pungoliamo la politica dei partiti, di coloro i quali fanno i partiti, in maniera tale che non ci siano più scuse. Hanno una spina nel fianco. Questa spina si chiama COEM, CLEM e oggi PVU, Partito Valore Umano. Questo partito che è nato come un'armata Brancaleone, quale siamo ancora noi, e che ultimamente mi ha chiesto, qui ci sono due dei fondatori, li pregherei di alzarsi in piedi, la presidente del partito e un fondatore del partito, il papà della Ileana e Francesca Fuga, che mi hanno chiamato tempo fa e mi hanno detto questo partito senza la tua leadership ha poco da dire. E io li ringrazio per questo coraggio. Ho accettato di prendere in mano le redini della segreteria politica di questo partito. L'11 novembre ufficializzerò l'uscita di segretario del COEM, come sono oggi. Rimango fondatore e socio, non preoccupatevi, perché è una mia creatura, figurarsi se la lascio. Ma rimarrò con quel partito ad essere quella spina nel fianco a livello proprio di partito, perché poi ci sono delle cose che la legge ti impone e tu devi osservare, non puoi fare partito, non puoi fare partitica con un'attività culturale e sociale come quella dell'associazione, hai bisogno di essere in un partito per poter dire determinate cose. Però si completa una fase con quella dell'11 novembre. Dimostreremo a tutti che il soggetto politico grande quanto un pulviscolo, che si chiama COEM, che 3 anni e mezzo fa ha detto se saremo
un CLEM unito nel programma in tutti i comuni d'Italia, avremo la possibilità di dimostrare ai mercati di essere un grande gruppo d'acquisto e questi ci sponsorizzeranno. Per avere quel buono acquisto di 1.500 euro, perché inizialmente avrei voluto che fossero denari come quelli classici, ma poi le leggi mi hanno detto che non si può fare. Ma guai, ti dicono i detrattori, hai detto così, non puoi cambiare. No, aspetta che ho detto così e cambio perché così rimani con il pifero in mano. Questo progetto è un progetto privato che vuole dimostrare dal punto di vista privato, perché non sono soldi pubblici, sono soldi privati, che si può rimettere in piedi l'economia partendo da un equilibrio e da valori che partono dal basso. Perché noi con quella carta servizi andremo a dimostrare fino a 1 milione di persone che tutto ciò che abbiamo detto è verificabile. E a quel punto gli italiani ci crederanno, come ha fatto San Tommaso qualche tempo fa. E verranno a chiedervi, ma come si fa anche noi a poter fare e avere questa carta servizi? E noi glielo spiegheremo come si fa. Si fa andando alla Lega Nord e al Movimento 5 Stelle a fare come diciamo noi. E allora tutti gli italiani avranno il diritto di dignità, non il reddito di cittadinanza, che è una azione schiavistica moderna della peggior specie. Perché il reddito di cittadinanza ti impone di lavorare tot ore al giorno, 8, 10, quelle che sono, e avere quel reddito minimo di 500-700 euro che ti basterà solo per pagare le bollette, che nel frattempo sono aumentate, come sappiamo. E di fare economia reale, zero. L'economia reale non si fa con l'impresa super che dà i servizi essenziali ai cittadini. L'economia reale si fa con la micro, con la piccola e con la media impresa, insieme ad un comparto che metta quelle infrastrutture, quei servizi a disposizione di tutti per poter partire da un nastro di partenza, tutti allo stesso modo. Dico delle cose che per la maggior parte di voi sembra strana, risulta quantomeno di difficile attuazione, ma io lo dimostrerò. E allora quando sarà dimostrato, tutti diranno, ma lo sapevo io che Sarlo era... un genio, eccetera, eccetera. Ma è normale che sia così. Io sono il primo che sa che deve dimostrarlo. E deve dimostrarlo perché se l'ha dimostrato quel signore che abbiamo messo in croce, lo mettiamo in croce ogni giorno, 2018 anni fa, tanto più dobbiamo dimostrare noi, no? Lui ha fatto dei miracoli, ma gli serviva fare dei miracoli per far sapere che era Cristo, il figlio di Dio? No, bastava una bacchetta magica, faceva pietrificare tutti e buonanotte. No, ci sono degli scienziati e degli studiosi dello spirito che dicono che l'alchimia vera è far sì che lo spirito insieme alla materia si traducano in quello che per noi è un miracolo. Spirito e materia, fondere lo spirito e la materia. E allora qualsiasi malattia scompare. Sai, quando vai a Lourdes, piuttosto che cosa succede che uno da sempre in carrozzella prende e si alza? Che cosa è successo? Che miracolo è? È quel miracolo che questi scienziati ci dicono. Tu hai fuso, hai fatto un salto di qualità, hai fatto un salto quantico e hai fatto in modo che le tue cellule, pum, nella dualità, dice Steiner, che è un grande filosofo, e Pietro Ubaldi, altro grande filosofo che lo segue, nella dualità negativo-positivo, se tu metti al centro la treità, scoppia la scintilla, nasce il figlio.
nascono quelle cose che noi chiamiamo miracoli. Allora noi siamo più portati ad essere degli animali, dei vegetali, materia, o siamo più portati ad essere trascendenti? Siamo più portati a credere al miracolo o siamo più portati a dire no, è una cazzata? Questo dobbiamo deciderlo noi, perché se non ci crediamo ai sogni, i sogni non si avverano. E allora noi avremo un progetto nel progetto, lo dirò in un post, ma lo dico oggi perché è anche un momento istituzionale. Ci sarà modo di fare nuovi CLEM e nuovi aderenti a quei CLEM che ancora non hanno le 11 persone solo fino all'11-11. Dopodiché tutti i CLEM esistenti non potranno più farli. Perché per arrivare a quel milione che dico, e siamo solo 60.000, 70.000, già siamo una forza così, pensate a un milione di persone. Per arrivare a un milione di persone andremo a fare i nuovi CLEM tramite le società di calcio dilettantistiche. Con il progetto il calcio è vita. Quindi lo sto scrivendo nei miei post, basta fare i furbi. Alziamo l'asticella del valore, perché fino a ieri abbiamo permesso che qualcuno potesse far così, colà. Ma io ho detto dal primo giorno che le 1.500 euro di buon acquisto non sarebbero andate all'imbecille, allo stupido, all'arrogante, ma alla persona che capisce di dover fare un salto di qualità. La persona che ha voglia di studiare, che ha voglia di mettersi in gioco, che ha voglia di fare solidarietà motorie piuttosto che il comparto CFP agricoltura, piuttosto che scuola, piuttosto che Cicerone, eccetera, eccetera. Qualcuno che abbia voglia di mettere in campo la sua passione per fare qualcosa da dimostrare agli altri. Allora, con il progetto Il Calcio è Vita, andremo nelle società di calcio dilettantistiche, sono 36.000 in Italia, mica due, e chiederemo inizialmente a 20 società regionali, poi a 110 società provinciali che vivono nelle province, di fare da Accademia del Calcio COEM e CLEM. E perché dovrebbero farlo? Devono creare dei CLEM all'interno della loro squadra, coinvolgendo gli allenatori, i giocatori, i dirigenti e i tifosi. E cosa avranno in cambio? Nutrizionisti, sociologi, psicologi, perché per far vincere le partite bisogna sapere come si fa. Ma le magliette, questo e quello. Ma avranno anche quella carta servizi che tramite quella squadra di calcio lascerà alla società 200 di quelle 1.500 euro di buono spesa. Allora, se fate per una media di 500 persone, 500 persone che la società di calcio riesce a trovare con facilità nel territorio, immagino che diventeranno tutti tifosi del calcio, anche se non sanno neanche se la palla è rotonda, però per prendere quelle 1.300 che già... No, per chi non sa, tagli 1.300 euro di buono spesa, ti cambia un po', no? La situazione. 200 euro che rimangono alla società per 500 persone quanto fa? No, fa 100.000, non 10.000. 100.000 al mese, secondo voi una società di calcio prende 100.000 euro di sponsorizzazione da qualcuno? E secondo voi con questo progetto e con progetto nel progetto arriveremo in quanti anni a un milione di persone? Avete una persona che ha studiato 30 anni prima di partire a fare questo progetto e è già tutto studiato, è studiato come interagire con il mondo della politica, della magistratura, dell'industria, è già stato studiato tutto, ma non perché sono bravo io, perché me l'hanno insegnato per tanti anni, perché voi siete già bravi dopo 2 anni, 3 anni, io ci ho messo 30 anni perché ero un tordo
e non volevo apprendere. E mi dicevano, no, così non si fa, perché ti sembra più facile, invece non lo è. Noi rimarremo un soggetto privato come associazione COEM, un soggetto privato come associazione CLEM e un soggetto pubblico come partito, che pungoleranno la politica finché non porteranno il programma che abbiamo promosso come COEM, che non si ferma a dire sovranità monetaria, ma va a spiegare in tutti i comparti come bisognerebbe fare per quel famoso equilibrio, la famosa riforma della scuola che non boccia, la famosa riforma della casa come infrastruttura, la famosa riforma del lavoro per fare 4 ore al giorno e non quelle che ci fanno fare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo siete tutti voi. Grazie. Donna a donna, alla bella Francesca, bellissima Francesca, un pensiero floreale da Solidarietà Motori. Grazie, grazie a tutti. Diciamo che la serata è finita, vi ringraziamo tutti. Buon mondo migliore a tutti.